può un santuario costruito per onorare Dio divenire un luogo maledetto, utilizzato per evocazioni di demoni e altre entità maligne? Quello che sembra essere successo al santuario della Madonna delle Vigne, raggiungibile seguendo una piccola strada che passa tra i campi. Seguendo il sentiero circondato da piante e rovi, si giunge in questo luogo dove regna un senso di calma innaturale, specialmente se lo si visita in una giornata nebbiosa, cosa comune in autunno. La struttura dovrebbe risalire alla fine del 1600. Ora si trova in stato di abbandono, ma è possibile carpirne la passata bellezza all'interno. Alzando gli occhi verso la cupola, si possono vedere gli affreschi e gli ornamenti. La famosa leggenda narra di questo luogo. Parrebbe infatti che molti anni addietro qui venivano svolti i riti satanici. Il diavolo o demone evocato avrebbe corrotto anche le suore del luogo, facendole diventare sacerdotesse nere, che adescavano nuovi adepti convertendoli al demone. La notizia successivamente giunse a Roma, che inviò un esorcista. Giunto sul luogo, riuscì a imprigionare suddetto demone tra le mura della chiesa, con uno speciale rito che utilizzava come catalizzatore la musica. Osservando gli affreschi all'interno del santuario, appare un organo con uno spartito, che sembrerebbe proprio rappresentare la melodia in grado di imprigionare il demone, e se suonata al contrario, dovrebbe liberarlo. Ulteriori analisi di questo spartito fanno emergere una cosa strana. Pare che i primi tre accordi raffigurati siano in genere utilizzati nella chiusura di una melodia, proprio come se fosse stata scritta alla rovescia. Pare però che tale spartito sia incompleto. Infatti, se osserviamo il primo pentagramma in alto, è privo di note. Forse lasciato così in modo che nessuno possa liberare di nuovo il demone, che ancora oggi è imprigionato tra le mura della struttura ottagonale del santuario.